MCG Consulting è un ente accreditato alla Regione Campania per la formazione e un'agenzia per il lavoro. Il nostro mercato di riferimento sono praticamente i cittadini e le imprese, anche perché riteniamo che il valore, il capitale reale delle imprese siano i lavoratori, per cui puntiamo molto alla formazione pre inserimento lavorativo e post inserimento lavorativo, perché questo rappresenta praticamente un valore aggiunto per le aziende. Come agenzia per il lavoro, per i cittadini, noi forniamo servizi di orientamento, analisi e bilancio delle competenze, certificazione delle competenze e supporto all'inserimento lavorativo. Invece come ente di formazione siamo ente accreditato alla Regione Campania, quindi una serie di figure professionali importanti, autofinanziate e finanziate stiamo promuovendo. Siamo accreditati a diversi fondi interprofessionali a livello nazionale, come Foncop, Fondo Professioni, Fonter, Fonarcom. Possiamo lavorare con tutti i fondi interprofessionali perché abbiamo sia l'accreditamento regionale che la certificazione di qualità per l'erogazione delle attività formative e accompagniamo le aziende dall'analisi dei fabbisogni fino alla presentazione del piano, la gestione della piattaforma, l'erogazione della formazione, le attività di certificazione e competenze e le attività di rendicontazione. Mi preme sottolineare, questo in realtà va più per i giovani, che siamo anche ente di formazione accreditato presso l'ANPAL e l'Ente Nazionale Microcredito per l'erogazione dei corsi di formazione YES Startup. Che cos'è questa misura? È una misura di garanzia giovani che permette la possibilità a un giovane, che sia un giovane NEET fino a 30 anni, di presentare una domanda di finanziamento per avviare la propria attività. Il valore aggiunto del percorso formativo che noi possiamo erogare perché accreditati è rappresentato dal fatto che il giovane ha sicuramente una premialità nella domanda, perché a seguito del nostro certificato di frequenza, e durante il percorso formativo sarà accompagnato dai tutor alla redazione del business plan, che è praticamente parte essenziale della domanda che andrà a presentare.